Ciao ragazzi, è arrivata in gioco la patch 4.50 e devo dire che è una delle peggiori patch che siano mai state rilasciate su Raid. Ora vediamo i motivi. Innanzitutto parliamo di Torre Sventura e parliamo del fatto che hanno fatto così tanta pubblicità alla Torre Sventura nell'ultima settimana, alla nuova rotazione, i nuovi boss, eccetera, eccetera, che ci troviamo di nuovo la seconda rotazione, quella col drago eterno, quella dove è presente sia il grifone che il drago eterno. Quindi non so ragazzi, non so che dirvi, avevo anche visto un video in cui uno youtuber molto famoso, non italiano, qualche settimana fa ha fatto la pubblicità per Raid e all'interno della pubblicità diceva che nel prossimo mese sarebbero stati rilasciati due boss nuovi per la Torre Sventura. Quindi erano proprio convinti di rilasciarla, deve essere successo qualcosa che li ha fatti ritardare in questo rilascio, non ce l'hanno neanche detto, quindi ci godiamo, se possiamo dire così, per un altro mese questa seconda rotazione della Torre Sventura. Poi ancora non è cominciata la fusione, ma parliamo di fusione, perché come avevo scritto in un commento sotto al mio video ieri, tra i quattro epici che saranno disponibili per la nuova fusione non c'è quell'Ogrim fortissimo, quello che mette una miriade di veleni che può anche curare il team, non c'è, è l'unico epico escluso, quindi non sarà disponibile, lo si può anche vedere mi pare di qua. Guardate questa immagine in cui sono presenti gli altri quattro epici, ma proprio l'Ogrim non c'è. Quindi non so quanto senso abbia fare il leggendario, a cui nessuno dei content creator finora, anche a livello internazionale, è riuscito a trovare un posto. E non possiamo neanche guardare i nuovi boss della Torre Sventura questo mese per capire se questo nuovo campione può essere utile contro quei boss. Quindi totalmente alla cieca, ragazzi, non so cosa consigliarvi, vedete voi se arrivare al leggendario o se fermarvi a qualche epico che magari vi serve per il vostro account. Ma passiamo alla cavolata più colossale che hanno fatto in questa patch e che riguarda i clan. Innanzitutto abbiamo tutti visto come chi più chi meno siamo arrivati al livello 4 come clan, perché come ci è stato detto nella chat dei content creator, conta l'esperienza presa anche dalle imprese del clan, quindi è retroattiva. Non importa che noi eravamo già a livello 20, per esempio in USA schegge antiche, ogni livello ci dà 50 punti di esperienza, ce li ha dati comunque e quindi si sono accumulati questi punti di esperienza fino a portarci a livello 4. Quindi a livello di benefici, un clan a livello 4 ha un po' di argento in più in arena, le multibattaglie che sono sempre molto comode, numero 4 di slot del negozio di clan e no, non sono 30, sono 20. 20 missioni di clan settimanali. Questo dovrebbe essere un bug. La moderatrice della Plarium a cui abbiamo chiesto ieri ha detto che avrebbe controllato, però poi non si è fatta più sentire. Dovrebbe essere un bug perché al momento tra le missioni del clan ci sono 20 missioni per 30 membri di un clan. E quindi è diventata una battaglia non clan contro clan praticamente, ma tra membri stessi dello stesso clan che si devono dare battaglia a chi prende le quest più velocemente. Infatti io non sono arrivato in tempo ieri a scegliere una quest e mi è rimasto soltanto questo piazza blocco rianimazione sul picco del golem glaciale che vabbè 50 volte è molto più difficile delle altre, le altre sono già state tutte completate, quindi una cavolata dietro l'altra riguardo a queste missioni, anche perché il problema più grave, se ne vogliamo davvero parlare, è che uno che completa una quest prende l'oro del clan soltanto per sé. Non lo divide con tutti gli altri membri del clan, come pensavo io, come vi avevo anche detto nel video, uno dei video precedenti quando ne avevamo parlato, perché mi sembrava una cosa ovvia che fosse così. E invece no, ognuno prende il proprio oro e quindi diventa una battaglia di velocità a chi riesce a fregare prima degli altri i propri compagni di clan e prendersi magari le missioni più facili, le missioni che danno più oro. Questa cosa non ha assolutamente senso. Ci siamo ribellati tutti i content creator nella chat, il moderatore del Varium non ci ha neanche risposto, ha praticamente bypassato tutti i nostri messaggi senza darci una minima risposta. E come faceva notare qualcuno, quando è uscita l'arena a squadre ci siamo lamentati perché non volevamo che fosse così. E dopo tipo un anno, più di un anno che c'è l'arena squadre è ancora in questo modo. Sono usciti i tornei clan contro clan, ci siamo lamentati che in questo modo non potrebbero funzionare bene e li hanno lasciati in questo modo. E quindi c'è chi pensa che anche se ci lamentiamo su queste missioni del clan costruite in questo modo, le lasceranno in questo modo.
Io non so che dirvi, ragazzi, pensavo che questa fosse una bella cosa, invece si è trasformata in una delle cavolate più incredibili che abbiano mai fatto. Poi ci sono, tra l'altro, delle quest elite, qualcuno ne ha lette, tipo queste, in cui bisogna completare una roccaforte alla fase 20 o superiore. Solo con campioni rari di una specifica fazione. E ce ne sono alcune che sono, cioè, tutte secondo me sono impensabili, ma alcune sono veramente, veramente assurde. Non so cosa avessero in mente quando hanno pensato queste missioni qua, perché poi c'è sotto c'è questa qui che è una delle più facili in assoluto. Vai a farti un po' di ragno, fai 30-40 partite contro ragno, per esempio, e vendi tutto praticamente, ma anche di meno, e già fai 5 milioni d'argento. Questa cosa è molto, molto più semplice di una missione del genere. Ci è però stato detto che quando uno completa una missione, oltre a dare l'oro del clan, viene data anche l'esperienza del clan. L'esperienza del clan la prendono tutti e va a finire in questo bacino di esperienza, questo qua. Quindi almeno una cosa buona l'hanno fatta in questo, anche se piccola piccola. Poi, riguardo alla velocità del salire di livello, in alcuni hanno fatto un conto e hanno capito che per arrivare al livello 20, che sarebbe l'ultimo livello, ci vorranno non so quanti anni a fare missioni del clan. È stato pensato in questo modo? No, in realtà no, perché ci hanno detto che ci saranno altri modi per guadagnare l'esperienza del clan. Secondo me, forse anche con i tornei clan contro clan si prenderà qualcosa, o comunque ci sarà altro in futuro che ci permetterà. Permetterà di salire di livello più velocemente e quindi di non impiegare anni e anni di gioco per arrivare all'ultimo livello. Poi passiamo al negozio clan. Il negozio clan ha Yannica, quindi ci sono i frammenti di Yannica e basta. Chi ce l'aveva già si attacca praticamente. E poi se cliccate qui su bacino articoli abbiamo tutti i possibili premi che ogni settimana a rotazione possono uscire. Hanno tutti per ogni slot la stessa probabilità di uscire. Quindi, per esempio, lo slot 2 sarà o pollo grado 3 o 100 di energia. 50% che esca il pollo, 50% che esca l'energia. Questa settimana, per esempio, c'è il pollo, la prossima potrebbe esserci l'energia. Eccetera, eccetera. Qua potete guardarli tutti. Ce ne sono alcuni che non hanno assolutamente senso, perché mettono, per esempio, allo stesso livello una scheggia viola con un pollo grado 4, oppure un pollo grado 5 con un glifo. Un glifo 5 stelle, tra l'altro, non 6 stelle, 5 stelle. O il tomo leggendario con il noccio martello. Cose che non hanno assolutamente senso, quindi al momento non spendete alcuna moneta. Cerchiamo di capire quante monete riusciamo a guadagnare nel corso delle settimane e cosa abbia senso comprare e cosa invece non. Quindi, anche se siete a livello 4, non comprate queste schifezze, ma aspettate, accumulate e poi magari nelle prossime settimane vi consiglierò cosa comprare. Vi parlo dell'ultima cosa, l'ultima novità, che c'è, l'ultima informazione che ci ha dato la moderatrice della Plarium. Avete visto che io qui ho ancora il pollo grado 5 e la scheggia sacra. La moderatrice della Plarium ieri ci ha detto che chi ha già iniziato il ciclo, quindi credo anche già dal primo premio su 30, dovrebbe comunque mantenere il pollo grado 5 e la scheggia sacra finché appunto non completa il ciclo di ricompense quotidiane di accesso e passa di nuovo alla pagina successiva quando ci sarà il reset. Allora scomparirà il pollo e la scheggia sacra e compariranno i frammenti di Cleopteryx. I frammenti di Cleopteryx, che sono accumulabili ogni mese, saranno 25, quindi 25 per 400 ci vorranno 4 mesi per prenderli. E c'è anche un'informazione in più, e cioè che Cleopteryx non potrà essere evocata dalle schegge sacre, solo dalle schegge sacre, quindi dalle schegge antiche potreste comunque continuare a prenderla. Quelli che l'hanno già trovata si attaccano anche loro, qua dovrebbero essere spuntati anche i frammenti di Cleopteryx, questi qua. Quindi poi magari tra 4 mesi, se non la troverò prima dalle schegge antiche, la builderò e vi farò sapere se è un buon leggendario. Bene ragazzi, con questo breve video è tutto, spero che non vi siate arrabbiati poi così tanto dalle novità di questa patch quanto me. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao ciao ragazzi!